Dio ti ha dato uno spirito di forza. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo anche oggi la parola di Dio nel Vangelo secondo Luca, capitolo 10, dall'1 al 9. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Amen. Carissimi, oggi non leggiamo il Vangelo secondo Marco, che è proprio di questo tempo ordinario, nel periodo feriale, quindi in settimana, ma abbiamo Luca 10, una chiamata alla missione, infatti è il discorso missionario di Gesù in questo Vangelo, dove dice ai propri discepoli: pregate perché ci siano operai nella sua messe, andate e portate questo lieto annuncio. Oggi la liturgia ricorda Timoteo e Tito, due persone che sono divenute nei viaggi di Paolo, viaggi di missione e di evangelizzazione, sono divenuti suoi discepoli e a loro volta sono diventati maestri, pastori di comunità, di chiese. Quanto è importante oggi ricordarli. Io in particolar modo vorrei leggere alcuni versetti della seconda lettera di San Paolo a Timoteo, in quanto Timoteo è stato colui che ha portato avanti l'apostolato, chiaramente di Gesù Cristo e di Paolo, e Paolo stesso lo richiama e lo esorta, lo incoraggia in un momento di sconforto. E al capitolo primo, questa seconda lettera a Timoteo, versetto 6, Paolo gli dice: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Ecco che Paolo parla direttamente a Timoteo, lo incoraggia e oggi sta incoraggiando proprio te, che ti senti fragile, che non ti senti in forma né spirituale né fisica, che stai attraversando un momento, come ha detto proprio Paolo, di sconforto. E infatti Paolo gli ricorda a Timoteo, dice in greco: tu non hai ricevuto uno spirito di timidezza, pneuma deilias, uno spirito di codardia. Il codardo è colui che ha paura, che si tira indietro di fronte al pericolo, di fronte alle sfide, di fronte alle scelte importanti da fare, si tira indietro, ha paura di scegliere, ha paura di andare avanti. Paolo dice: tu hai ricevuto lo Spirito Santo e non è uno spirito di codardia,
Lo Spirito Santo poi dice, è uno spirito di forza, pneuma dynameos. Sentite che bello questo dynamis, questa forza. Stesso termine usato negli Atti degli Apostoli per descrivere la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, la forza dall'alto. In italiano abbiamo il termine dinamite. Lo Spirito Santo è una dinamite per l'uomo, per il cristiano. I cristiani non sono dei poveretti, non sono delle persone che vanno in giro depresse perché credono in Dio. E invece chi non crede in Dio sta bene e gode dei piaceri della vita. Non è così. Il cristiano, a differenza di chi non ha incontrato Cristo, ha uno spirito di forza, soprattutto nelle avversità, nelle difficoltà, nella valle oscura. Tu hai ricevuto uno spirito di potenza, una dinamite. Il problema è che noi spesso non prendiamo coscienza, non ce l'abbiamo la coscienza, che lo Spirito Santo è la nostra forza, è il consolatore, è la guida. Crediamo che credere in Dio, seguire Dio a volte è un po' rotolare per terra e dire quando tu vorrai, Signore, mi aiuterai. Nell'umiltà. Ma non è così. Paolo lo dice. Tu hai ricevuto questo spirito di forza, di potenza. E poi dice, hai ricevuto uno spirito pneuma agapes. Sentite questa bellissima parola, agape. Il termine nel Nuovo Testamento usato per designare l'amore di Dio, che non è la nostra carità. È una traduzione, sappiamo, errata. Agape, non è eros, non è filia, è la grazia, la misericordia che scende dall'alto per riempirti, per dare la vita per l'amato, come ha fatto Gesù. Quindi noi abbiamo ricevuto questo spirito dell'amore stesso di Gesù, morto per noi, l'amore dell'amico che offre la propria vita per l'altro. E infine dice, hai ricevuto uno spirito di prudenza, in greco è pneuma sophronismo, la radice di Sofia. Sofia significa sapienza, non solo conoscenza, sapienza, la filosofia, l'amore per la sapienza, ma qui c'è una sapienza che diventa discernimento, che diventa ammonizione anche verso gli altri. Quindi noi tutti abbiamo ricevuto nello Spirito Santo potenza, amore e discernimento, prudenza. Fratelli e sorelle, se sapessimo quanti sono e quanto grandi sono i doni dello Spirito Santo, dal mattino alla sera continueremo ad invocarlo. Ma soprattutto oggi abbiamo bisogno di questo pneuma dynameos, di questo spirito di potenza, perché nella carne siamo deboli, siamo fragili, cadiamo e non riusciamo a rialzarci. Invochiamo insieme lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Santo, tu che sei la forza dall'alto, riempi il mio cuore. Vieni a confermare la chiamata mia a seguirti. Vieni a confermare il mio cammino. Confermami, o Spirito Santo, con i tuoi doni, soprattutto col dono della forza, di rialzarmi, di andare avanti, malgrado le difficoltà, malgrado le sofferenze, malgrado le malattie, malgrado le mie tiepidezze. Spirito Santo, vieni e porta dentro di me l'amore del Padre che ha dato per me Gesù Cristo. L'amore di Gesù che ha dato la sua vita per me, l'amore che sei tu, Spirito Santo, e che mi riempi oggi. E concedimi soprattutto prudenza, sapienza, discernimento in ogni scelta che oggi dovrò fare. Grazie, Spirito Santo, perché tu sei Dio e sei con me. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco,
lo slogan che è preso dalla prima lettura di oggi. Dio ti ha dato uno spirito di forza. Amen. Ricordalo, ma soprattutto invoca questo spirito di forza, di amore e di prudenza. E il Signore ti accompagnerà tutta questa giornata. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.